Il diario di una schiappa. Allora, la schiappa è praticamente un ragazzino che praticamente è sfigato da morire perché gli succedono diverse cose, cioè finisce in guai con la scuola, con suo fratello, famiglia, cose del genere, però alla fine si sistema tutto ed è molto divertente. A me piace tanto quando praticamente incomincio a leggere e poi mi perdo nelle pagine. I miei mi dicevano, visto che non sai cosa fare, leggi un po', allora io prendevo questo libro oppure un altro, cominciavo a leggere, volevo leggere una o due pagine, a un certo punto mi sono accorta che ne avevo lette 20. Secondo me leggere porta in un mondo magico in cui tutto quello che leggi si trasforma in realtà, anche se in realtà è tutto nella tua testa, ma come dire, puoi leggere di avere superpoteri, ti sembra di averli, leggere di saper fare cose super velocemente, poi ti accorgi che in realtà era tutta immaginazione tua. Leggere è anche un diritto ed è anche soprattutto un dovere. E quindi secondo me leggere non solo fa bene, ma aumenta l'immaginazione.